Ciao a tutti da Vittorio. Il Napoli di Conte ha perso due volte consecutive contro la Lazio. La prima giovedì in Coppa Italia, la seconda domenica sera in campionato. Due partite completamente differenti, due partite dove, a mio avviso, gli errori di Antonio Conte sono evidenti. La prima in Coppa Italia, dove Conte, un po' a sorpresa, ha schierato 11 riserve, chiamiamole così perché Conte l'ha chiamata riserve. E ha preso una scoppola, un 3-1 netto, evidente dominio della Lazio. Domenica Conte ha schierato i titolarissimi, così li chiama Antonio Conte, e ha perso comunque. Credo che queste due partite evidenziano errori gravissimi da parte dell'allenatore del Napoli. Il primo è che nell'anno in cui non hai la competizione europea, snobbare la Coppa Italia è un errore grave che non ha giustificazioni. Ripeto, da qui alla finale il Napoli avrebbe giocato tre partite da qui a maggio e senza le competizioni europee decide di snobbare la Coppa Italia. E attenzione, non parliamo del Real Madrid che dice ho vinto 15 Champions, che mi frega della Coppa Italia. A parte che la Coppa del Re il Real Madrid non la snobba. Ma il Napoli non è la squadra che ha vinto più Coppa Italia della storia del calcio e quindi un trofeo del genere non può permettersi di snobbarlo. Ma questo è il grande limite di Antonio Conte, uno che punta tutto e esclusivamente sul campionato. E come dice il proverbio, no? Mettere tutte le uova nello stesso paniere è un rischio e questo è il rischio che sta correndo Antonio Conte. Un rischio che ha voluto lui, non lo ha costretto nessuno, perché la rosa del Napoli è profonda abbastanza per far bene sia in campionato che in Coppa Italia. Ripeto, non c'è la competizione europea, questo è un errore gravissimo. Ma non solo, perché giovedì hai perso contro la Lazio e domenica hai riperso. Perché? Perché la Lazio giovedì ha preso fiducia e domenica ha giocato con quella fiducia mettendo in grande difficoltà il Napoli. Napoli che ha un gioco onestamente soporifero. La Lazio ha giocato per vincere con coraggio. Il Napoli, che è onestamente più forte, se andiamo a paragonare le due rose, direi che è evidente il potere, la forza maggiore del Napoli. Però domenica sera non si è visto. Non si è visto perché la Lazio gioca a calcio. Il Napoli, un po' come la Juve di Thiago Motta, gioca soprattutto a difendersi e poi provare a trovare la giocata del campione. Nel 2024 il campione va sicuramente esaltato, ma va aiutato con schemi che lo liberano, che gli danno spazio per agire. E invece il Napoli di schemi offensivi ne ha praticamente nessuno. Il giocatore più pericoloso di questa squadra è Kvaratskhelia, non ce lo nascondiamo. Contro la Lazio ha fatto tutto lui, solo lui aggiungerei, perché Politano dall'altra parte ha fatto qualcosa, ma è stato soprattutto impegnato nella fase difensiva. Lukaku, e parleremo di lui più avanti, è un fantasma. L'unico che ha creato qualcosa è Kvaratskhelia. Anche perché il centrocampo del Napoli con Lobotka e Anguissa prende a due mediani, due cagnacci se volete, bravi, bravissimi in fase difensiva, mediocri in fase offensiva. Questo Napoli crea col contagocce. Tant'è che Sky, per mettere qualche azione in più del Napoli, ha dovuto mettere il fallo su Provedel di Lorenzo che si tuffa in area di rigore, perché tiri in porta non ce ne sono stati. Il Napoli in casa contro la Lazio ha fatto due tiri, uno parato facilmente da Provedel, tiro mezza rovesciata di Anguissa da fuori area, e secondo sempre colpo di testa di Anguissa su calcio d'angolo che ha preso il palo esterno. Questo è stato tutto il Napoli, oltre alla punizione all'ultimo secondo del primo tempo di Kvaratskhelia. Questo è stata il Napoli, questa è stata la fase offensiva del Napoli. Troppo, troppo poco per una squadra che per me è stata costruita per lo scudetto, poi Conte può dire quello che gli pare, una squadra che in casa contro la Lazio non solo non è riuscita a segnare, ma ha costretto Provedel a sporcarsi i guanti una volta. Anche i calci da fermo diventano un problema perché Napoli ha tanti giocatori forti di testa, Lukaku, Anguissa, Rachmani, eccetera. Però se i calci d'angolo li batti così male come li hai battuti domenica sera, e allora puoi avere chi ti pare forte di testa, ma se la palla la metti sempre fuori o sul portiere non segnerai mai. E qui poi arriva il problema Lukaku, perché Romelu Lukaku si conferma forte
forte con i piccoli e piccolo con i forti. Ancora una volta nel big match Lukaku non si è visto. Contro la Lazio il belga non fa un tiro in porta, ma soprattutto contro la Lazio il belga perde tutti i scontri diretti. Gioca contro Romagnoli che lo annulla, esce Romagnoli, entra Patrick che fisicamente è la metà di Romelu Lukaku e ancora una volta non struscia palla. Tant'è che al 90esimo, disperato, Antonio Conte si deve rimangiare la parola, toglie Lukaku e mette Simeone. Anziché provare a mettere il doppio attaccante, capisce che Lukaku è solo una perdita di tempo e butta dentro Simeone. Lukaku è, secondo me, un acquisto che deve pesare tanto sulle scelte di Antonio Conte, perché non ce lo dimentichiamo che è stato Conte a volere fortemente Lukaku. Memore della sua esperienza all'Inter, non ce lo dimentichiamo. Quando Conte ha vinto lo scudetto con l'Inter, Lukaku fu devastante. Ma quello era un altro Lukaku. Sono passati anni, Lukaku si è perso. L'abbiamo visto lo scorso anno contro la Roma e io l'ho detto, no? Qualcuno mi accusava di essere laziale. Lukaku è un giocatore che con le piccole riesce ancora ad essere determinante, ma un giocatore dal suo stipendio, dal suo valore, deve fare gol nelle grandi partite. Perché nelle piccole una big trova sempre il modo di segnare, di solito. È nelle partite contro le grandi squadre, Milan, Inter, Juve, che devi trovare il gol decisivo. E Lukaku non lo trova mai. Giocatore sopravvalutato, giocatore che non voglio definire finito, ma che sicuramente è ormai in fase di sprofondamento. Un giocatore che per me non può più giocare in una squadra di alto livello e ieri lo ha dimostrato contro la difesa della Lazio, che non ce lo dimentichiamo, non è sicuramente la migliore della Serie A. Questo è un primo clean sheet della Lazio dopo tanto tempo, una squadra che purtroppo concede tanti gol, eppure Lukaku non solo non è riuscito a segnare, ma non ha mai tirato in porta. Una squadra come il Napoli che crea poco, che si affida quasi esclusivamente alle qualità dei singoli, non si può permettere un centravanti che non combina niente. Perché altrimenti il Napoli è facilmente prevedibile. Bisogna raddoppiare su Kvaratskhelia, che è il giocatore di maggior talento, l'unico che crea qualcosa, e la Lazio l'ha fatto mettendo Marusic e Isaksen in marcatura, e poi gli altri sono giocatori, non voglio dire normali, però che non creano niente. Conte non ha costruito un sistema di gioco per esaltare gli altri giocatori. Politano fa praticamente il terzino. Centrocampo è di grande quantità ma poca qualità e il risultato è che il Napoli è molto prevedibile. Del resto, finora le partite del Napoli sono state quasi tutte noiose e contro squadre che giocano, Atalanta e Lazio, il Napoli ha perso. Contro l'Atalanta ha preso un'imbarcata perché l'Atalanta è al momento la squadra più forte in Italia. Contro la Lazio non ha preso un'imbarcata ma ha meritato di perdere perché se pensi solo alla fase difensiva e non costruisci niente, nel calcio moderno rischi di perdere contro la squadra che gioca a calcio. Questo è il grande limite di Antonio Conte. Sopravvalutato? Beh, sta rischiando grosso perché è stato lui a voler uscire dalla Coppa Italia, competizione che il Napoli poteva puntare a vincere e sarebbe stato comunque un trofeo da portare a casa. E adesso il campionato è secondo. Sì, campionato ancora lunghissimo, ma se il Napoli non inverte la tendenza, è difficile riprendere questa Atalanta che sta veramente viaggiando a vele spiegate. Viaggia perché l'Atalanta ha coraggio, gioca per vincere contro tutte le squadre. Io sono convinto che farà la stessa cosa contro il Real Madrid in Champions League. L'Atalanta non ha paura, gioca contro il Napoli fuori casa per vincere, gioca contro il Real Madrid per vincere. Ogni partita si scende in campo per vincere, questo è il calcio moderno. Ma l'Atalanta gioca per vincere perché Gasperini ha dato un sistema di gioco dove i giocatori vengono esaltati. Qualcuno si chiede perché fuori da Bergamo i giocatori si perdono. Guarda Koop Mainers alla Juventus, eccetera. Perché questi giocatori stanno in un sistema di gioco che esalta la fase offensiva e quindi i giocatori possono rendere, possono esaltare le loro qualità e a Bergamo lo stanno facendo. Poi vanno alla Juventus dove Thiago Motta gioca un catenaccio moderno e Koop Mainers torna ad essere un centrocampista qualsiasi. Perché? Perché in una squadra ultradifensiva Koop Mainers fa fatica e così fanno fatica tutti gli altri giocatori che giocano in sistemi difensivi. Nel 2024, nel calcio moderno, vince lo scudetto chi gioca un calcio offensivo. Il Napoli e la Juventus non lo stanno facendo e questo potrebbe essere determinante per la corsa a scudetto. Ovviamente questo è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivimi qua sotto e se ti è piaciuto questo video, metti mi piace. Grazie.